Approvato il piano di bonifica di Ramaia, un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale della Val Petronio che si troverà nell'area appunto di Ramaia a Sestri. La giunta comunale ha preso atto dei lavori conclusivi della conferenza dei servizi e dei pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti nel procedimento ARPA, Città Metropolitana e ASL 4 e ha approvato il piano operativo di bonifica dell'area che ospiterà il depuratore e la sistemazione delle aree esterne. Nuovo depuratore della Val Petronio, un ulteriore passo avanti per la sua realizzazione. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta Comunale di Sestri Levante ha approvato il piano di bonifica dell'area che ospiterà il depuratore e la sistemazione delle aree esterne, che è stato redatto dagli enti preposti a questo scopo ed è necessario per la realizzazione dell'intero impianto. I lavori di bonifica consisteranno in opere di scavo e asportazione di parti di terreno superficiale, terreno profondo, residui industriali e opere di contenimento delle aree di scavo e sono pronti per essere appaltati. L'iter per la realizzazione del depuratore è articolato ed è composto da approvazioni graduali definite dalla legge. L'approvazione del piano di bonifica, di competenza comunale, consentirà alla Città Metropolitana di Genova di portare a conclusione il procedimento di approvazione del progetto definitivo del nuovo depuratore e di sistemazione delle aree esterne a destinazione sportiva. Chiusa la conferenza dei servizi che approva il progetto definitivo, il gestore procederà con un appalto integrato ad affidare il progetto esecutivo e la realizzazione del depuratore. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure nel corso della settimana hanno attuato una serie di controlli notturni per scongiurare il ripetersi di atti di vandalismo compiuti da giovanissimi e constatare il rispetto delle norme anti-coronavirus. I militari hanno segnalato alla prefettura 3 giovani trovati in possesso in totale di 6 grammi di hashish, 3,6 grammi di marijuana e 0,17 grammi di eroina. Contestate 8 violazioni al codice della strada e ritirate 2 patenti. 2 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria perché trovate alla guida di altrettanti veicoli in stato di ebbrezza alcolica e 7 giovani sono stati sanzionati per la violazione dell'ordinanza sindacale che vieta l'assunzione di bevande alcoliche fuori dai locali. Inoltre sono state sedate sul nascere diatribe tra gruppi di giovani e proseguono intanto gli accertamenti degli inquirenti volti alla identificazione dei giovani coinvolti negli scontri avvenuti la notte del 6 giugno e dei primi di luglio a Santa Margherita Ligure. La notte scorsa, attorno alle 22, un 36enne di nazionalità ecuadoriana è stato sorpreso a spasso per Chiavari in possesso di 3 grammi di eroina e 115 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il sudamericano, che ha cercato di scappare colpendo i militari, è stato denunciato per spaccio per lesioni e resistenza pubblico ufficiale. E sempre la scorsa notte, un 56enne di Chiavari ha danneggiato dei mezzi in via nazionale a Sestri Levante. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sestri che hanno identificato l'autore dei danni e lo hanno sottoposto al test alcolemico. Il chiavarese è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,04 grammi su litro ed è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Patente di guida per lui ritirata. Una 57enne di Lavagna è stata denunciata dai carabinieri per aver rubato un monopattino. Il furto è avvenuto a Rapallo e il monopattino apparteneva ad una società del posto. In serata i carabinieri hanno trovato il mezzo di trasporto molto in voga in questi tempi dopo il lockdown dovuto al coronavirus all'interno della vettura della donna. La 57enne è stata denunciata con l'accusa di furto aggravato, mentre il monopattino è stato restituito ai suoi proprietari. Uno studente di Rapallo di appena 15 anni, invece, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di una bicicletta del valore di oltre 300 euro, che era stata rubata qualche giorno fa. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Nei giorni scorsi a Sestri Levante un uomo si è impossessato di un motociclo regolarmente parcheggiato che appartiene ad una 24enne del posto. I carabinieri della compagnia della città dei Due Mari, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato l'autore del furto. Si tratta di un 20enne che vive a Sestri Levante, che è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.
Il motociclo è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Il gruppo consiliare di minoranza Officina Lavagnese, a seguito di segnalazioni da parte degli abitanti della frazione di Cave Arenelle riguardanti lo stato di degrado del quartiere, chiede all'amministrazione comunale maggiore impegno verso questa parte di città. Erbacee che invadono i marciapiedi e deturbano le aiuole dei giardinetti, abbandono di ingombranti e rifiuti vari sia su terreno pubblico sia in aree private, rotture di pavimentazioni, mancanza di pulizia nel quartiere della passeggiata a mare, sono situazioni che contribuiscono a dare una brutta immagine del quartiere e rendono sempre più difficile la vita degli abitanti e il lavoro degli operatori turistici, affermano i consiglieri comunali Aurora Pittau e Guido Stefani. Non si tratta di realizzare grandi interventi, ma di fare piccola manutenzione ordinaria, di programmare meglio e più efficacemente gli interventi di spazzamento stradale e il ritiro dei rifiuti, la manutenzione del verde. A Camogli, Ascolt e Cive del centro storico, in sinergia con il comune del Golfo Paradiso, hanno deciso di organizzare una manifestazione denominata Giardini Contemporanei a Camogli. Le date sono quelle del 26 e 27 settembre prossimi. Gli architetti e paesaggisti che vogliono partecipare, purché nati dal 1985 in poi, devono inviare i loro elaborati entro il 3 settembre. Una giuria sceglierà poi 15 finalisti che dovranno realizzare quanto progettato nei 2 giorni della manifestazione. Il 27 settembre alle ore 11, presso la terrazza delle scuole di Camogli, ci sarà la premiazione. Il bando integrale è sul sito internet del comune di Camogli. Sono Nicole. Ciao a tutti, sono Dima. Siamo ballerini di classe internazionale delle danze latinoamericane e in questo periodo di quarantena, dopo un bel po' di stop, abbiamo la possibilità finalmente di riprendere la nostra attività agonistica e abbiamo deciso di sfruttare questi bellissimi posti del Tiguglio come nostro palcoscenico per le nostre serate di esibizione. Quindi vi aspettiamo domani sera, sabato 25, alle ore 22. Qui sulla nuova passeggiata mare di Chiavari nella zona del complesso residenziale. Al mare in sicurezza, online chiavarispiagge.it. Presentato il progetto di restyling della stazione ferroviaria. Manutenzione straordinaria delle Mazzini Est. Procede il cantiere di Piazza del Buono. Anche il comune di Chiavari si è dotato del sito chiavarispiagge.it per aggiornare quotidianamente gli utenti sulla disponibilità di posti presso i vari arenili cittadini. Il colore verde indica che la spiaggia ha postazioni libere, il giallo avverte che si stanno esaurendo, mentre il rosso segnala che l'accesso è temporaneamente sospeso per evitare assembramenti. È partito lo scorso weekend il servizio di vigilanza privato finalizzato a contrastare la contraffazione e l'abusivismo commerciale grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero degli Interni per il progetto Spiagge Sicure Estate 2020, che va ad implementare il presidio degli accessi alle spiagge libere seguito da un team di steward, 6 informatori in maglietta gialla attivi già dai primi giorni di luglio e dall'Associazione Nazionale Carabinieri incaricata dall'amministrazione comunale di sopportare le attività di controllo della polizia locale.
due le pattuglie di vigili in servizio al mattino e due al pomeriggio, che hanno la facoltà di interdire l'accesso degli arenili qualora il numero di persone presenti non consente il rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate, con quattro vigili stagionali assunti ad hoc. Il mancato rispetto delle misure riportate dalla cartellonistica installata e presenti nell'ordinanza sindacale 23 comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative da 50 euro a 500, con il pagamento in misura ridotta di 100 euro. È stato presentato da RFI il progetto di restyling della stazione ferroviaria di Chiavari. L'investimento complessivo previsto è di circa 7 milioni di euro, messo in campo dal MIT con la partecipazione del Comune per le opere di pertinenza. Per migliorare l'accessibilità verranno eliminate le barriere architettoniche, installati tre ascensori, uno nel sottopasso lato-mare ad uso cittadino e due a servizio di entrambi i marciapiedi, predisposti percorsi tattili completi di mappe e targhe, doppi corrimano su rampe e scale. Inoltre, il marciapiede del primo binario verrà rialzato a 55 cm, mentre quello del secondo sarà allargato per circa un metro per adeguarlo ai vigenti standard di interoperabilità. Diversi anche gli interventi di riqualificazione delle aree comuni e del sottopassaggio, nuova illuminazione LED a risparmio energetico, spostamento dei distributori alimentari, nuovi arredi e spazi pubblicitari. L'obiettivo, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, è quello di avviare i cantieri entro la fine del 2020. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria del giardino delle scuole elementari Mazzini Est, stanziati 20.000 euro per il rifacimento totale della piana situata sopra la zona verde presente alle spalle dell'istituto scolastico, raggiungibile mediante una scalinata a lato del parcheggio di via Mafalda di Savoia. Le opere in programma prevedono la realizzazione di una nuova pavimentazione in erba sintetica, analoga a quella del giardino sottostante, con la relativa regimazione delle acque piovane. Occorrerà in seguito provvedere al ripristino di alcuni tratti di muro in pietra a monte della piana di intervento, sostituire il cancello posto all'ingresso, risistemando anche l'intera scala di collegamento alla scuola. Quartiere di Ribasso, Piazza del Buono. È ripartito il cantiere per il restyling generale dell'intera piazza. Oltre alla nuova illuminazione LED e all'area destinata ai cani, sono stati sistemati i vialetti del tracciato pedonale ciclabile, definito il fondo del campo da gioco, e tracciati vari percorsi interni. Prossimo step, il verde pubblico. L'amministrazione sta valutando varie opzioni e progetti che comunque prevederanno un grosso investimento per la posa di nuovi alberi ad alto fusto, che andranno ad integrarsi con quelli già presenti. Inoltre, sono in corso anche le verifiche e i controlli dell'impianto di regimazione delle acque meteoriche. Previsioni per domani sabato 25 luglio. Cielo sereno, al mattino locali addensamenti. Venti deboli da nord in rotazione dai quadranti meridionali al mattino. Brezze costiere in serata. Mare poco mosso, umidità su valori medi. Le temperature previste. Sulla costa tra 19 e 29 gradi. Nell'entroterra tra 17 e 29 gradi.